Bomba ragazzi, allora è arrivato San Valentino, la festa degli innamorati. Io ti amo, tu mi ami, stiamo insieme, oh che bello. Ma quando arriva San Valentino è un dramma, perché tutti stanno là con le mani nei capelli e dicono: cazzo, è arrivato San Valentino. Amore, che facciamo a San Valentino? Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Dimmelo tu, che vogliamo fare? Fammi una sorpresa, perché sono una donna, quindi tu c'hai il cazzo, quindi fai le sorprese. E l'uomo si ritrova giustamente a dire: cazzo, che devo fare? Quindi sarà diverso dai soliti video che vi dicono: fate questo, fate quello, fate quell'altro. Io vi dico cosa non fare, cosa non dovete assolutamente fare a San Valentino. E le cose da non fare assolutamente a San Valentino sono tre. Primo: non portate la cena fuori. Allora, innanzitutto a San Valentino organizzano le cene nei ristoranti e ve le fanno pagare il quadruplo. Quindi spendete un botto di soldi. Sono tutti pieni i ristoranti, pieni, perché hanno tutte la mentalità degli zombie che devono andare tutti al ristorante a San Valentino. Quindi sono i ristoranti pieni zeppi. Vi servono male, perché comunque c'è un botto di gente, tutti a menù fisso solitamente, quindi cagano fuori la roba, ve la portano lì, ta 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 ta. Poi vuoi fare una sveltina dell'amore a San Valentino, vai in bagno, trovi altri due che stanno scopando, devi aspettare, a meno che l'uomo non sia di troppe pretese, allora si unisce anche lui all'uomo dietro. Quindi, qual è il consiglio? State a casa, cucinate per la vostra donna, preparatele una cena, prendetela per la gola, cucinate del pesce. La cena non deve essere troppo pesante, magari se non sapete che ingredienti usare, se andate su Prozis, che è il mio sponsor, è un sito di integrazione alimentare, ci sono tante cose che possono essere utili per la cena, tante salse, le salse barbecue, il ketchup e anche la Caesar, insomma c'è un po' di roba. Utilizzando tra l'altro il codice MERLUZ10 avrete il 10% di sconto, quindi anche lo sconto per cucinare a San Valentino. Dicevo, prendetela per la gola, perché alla donna piace essere presa per la gola, cucinate il pesce, no? State leggeri, perché dopo c'è da fare cardio, magari le ostriche che sono un po' afrodisia, che vi ergeranno il monolite affinché possiate appunto bombarvela a sangue. E cosa succede? Succede che siete già a casa, è anche più comodo, spendete meno, siete già a casa, puoi trombare, mano sul tavolo, butti giù tutto, quindi piatti di plastica, perché se no si rompono, che cazzo. Punto 2, punto molto importante: basta regalare i fiori, basta regalare le rose. Ragazzi, è vero che le donne vogliono i fiori, ci sboschiamo il mondo a San Valentino. No, la donna non è che vuole i fiori, vuole sentirsi apprezzata, vuole un regalo, vuole sentirsi importante, quindi fate qualcosa fatto da voi, che so, degli origami, siate creativi, cercatevi mucciaccia, guardate qualche puntata di Art Attack, create qualcosa di carino. Se proprio poi lei vuole i fiori, almeno prendeteli finti, così non appassiscono, e insomma, stanno lì, almeno sono belli da vedere. Punto 3. Basta cioccolatini, che poi vi lamentate che le vostre ragazze sono delle ciccione di merda. È inutile riempirle di cioccolata a San Valentino, a Pasqua, a Capodanno, a Natale, bombatele di cioccolata. Cioccolata è buona, fa bene, ma nelle giuste dosi. La cioccolata è buona, fa bene, ma nelle giuste dosi. Quindi che fate? Comprate dei cioccolatini, mangiateli voi, prendete la vostra scatola a cuore, no? Quella a cuore bellina, che è magari rosa, col fiocco rosso, ok? E fate un buco. Poi arrivate lì e fate: amore, c'ho un regalo per te. Ma cos'è? Cos'è il mio regalo? Tiralo su. È già su, amore. Tranquillo. No, tiralo più su. È quello. Ci pensi tu, gli rispondete. Poi lei apre, trova appunto il regalo vero di San Valentino, che è il capo. E sarà felicissima, sarà contentissimo. Quindi, ricapitolando: cucinate a casa, che spendete meno e siete più comodi per trombare. Niente fiori, che spendete troppo. Fate qualcosa di bello, di creativo. Datele il cazzo. Sì, cioè, sembra un po' una roba come dire: però bisognerebbe trombare tutti i giorni, non solo a San Valentino. Però si tromba con i fiocchi. I fiocchi rossi, e poi e nella scatola a cuore, ti ricade nella scatola a cuore. Boom ragazzi, questo era il vlog di San Valentino. Molte coppie si lasceranno se metteranno in atto questi miei consigli, ma non è vero, perché poi tanto alla fine trombano, quindi fanno pace. Seguitemi su tutti i miei social che trovate qui in grafica, commentate, condividete il video, fatelo vedere alla vostra fidanzata, oppure a degli amici che sono fidanzati, al tuo amico, consigli di San Valentino, si corta Merluzzo che è un cretino. Quindi poi voi automaticamente mettete like, condividete, lo fate vedere a tutti, e ci vediamo al prossimo video, dove non so cosa dirò, ma lo farò.